Per il Gesualdo, eh? Per il Gesualdo, guardate lì. Porca di quella vacca. No! Oh, iniziamo questo video con un dannato tuono. Che diavolo è successo? Benvenuti! Allora, praticamente io sono su questo blocco, come vedete, e cercheremo di scavare. Dobbiamo scavare tutto quanto. Ragazzi, eccolo qua! Purtroppo c'è lui! Che paura! Scappa, scappa veloce! Togli, togli, togli prima che sia troppo tardi. Metto un cacchio di blocco qua, così almeno se lui mi vuole fare qualcosa, io non ci sono sopra. Che paura, togli! Ok, oh, qua c'è una cesta, cos'è che c'è dentro? Niente di che. Va bene, allora scava questa cesta. Quindi, questo blocco praticamente ti dà tantissimi altri blocchi. Anche i blocchi di legno, che ci serviranno ovviamente per costruire tutte le cose. No ragazzi, io sto per morire di infarto, di paura. Avete sentito, c'è stato un dannato fulmine. Perché qua è spawnato questo, che è Erbam, che sorride in modo molto brutto. Peraltro mi ricordo che Erbam non bisognava calpestarlo, sennò si arrabbia tantissimo. Giustamente. Ok, all'inizio mi dà solamente questi tipi di blocchi, no? Infatti mi dice la prima fase sono le pianure, quindi io devo fare tipo delle pianure in modo che poi... No raga, che spavento. Ma perché ha fatto così? Ha fatto un verso strano. Allora caro Piggy, caro maiale, tu non dovrai cadere, ok? Io ti devo proteggere qui, perché tu sarai tu e i tuoi futuri discendenti sarete la mia fonte di sostentamento. Lo so, è triste. O forse sarò io la fonte di sostentamento per qualche mostro. Probabilmente è più possibile così. Quindi mi dispiace maialino, ma ti devo mettere, cioè... No ragazzi, però non è possibile. Che cacchio sto sentendo? Cioè, ogni volta che arriva uno di questi blocchi si sente un dannato mostro che fa versi strani. E questo qua ha fatto come una scimmia. Oddio che brutto. E non se ne va sto mostro del cacchio. Oh aspetta, ci sono dei semini. I semini possono esserci molto utili, ragazzi, per fare una farm di grano, che ovviamente ci sarà molto utile quando dobbiamo mangiare del pane. Ma magari anche per altro. Ecco, sì, per far accoppiare gli animali anche sicuramente. Magari le mucche. Quindi continuiamo a scavare e dovremmo fare subito la farm. Anzi, se riusciamo adesso, facciamo una crafting table, dato che abbiamo abbastanza legno. Sì, lo so, è un po' legno maledetto, ma a noi non ci interessa per ora, ragazzi. Quello che ci interessa... Ho paura che arrivi qualcuno e mi ammazzi, porca vacca. Quello che ci interessa è fare una... cosa, che non mi ricordo come si chiama, per piantare i semini. Questa cosa, una hoe. Una hoe. Ok, c'è di nuovo Erbam, ma forse è meglio così. Ok? È meglio così, perché poi si estende e boh, in realtà non so perché, a cosa serviva l'erba, però è meglio se c'è Erbam. Ok, adesso ci abbiamo due semini. Oh, ti metto anche questo, il terzo, così. Perfetto. E adesso, in teoria, abbiamo tutto. Adesso continuiamo a scavare questo blocco perché tanto c'è l'altro Erbam. E sta piovendo. Non è un buon segno, ragazzi, non si vede niente. No, ragazzi, ho paura. La pioggia mi fa paura. La pioggia mi sta facendo molta paura. Perché mi fa paura? Perché prima di tutto voi non vedete niente se c'è la pioggia. Ecco, appunto. E... dannazione. E poi dopo non c'è... È tutto buio. Aiuto, datemi del carbone, per favore. Datemi qualcosa... No! No! Cos'è? Ragazzi, che... Cos'è questa musica del cacchio? Questo credo che sia la musica di Cartoon Cat. Ne sono abbastanza certo. Porca vacca. No, no, no. Sì, 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 sentite. È il gatto, è il gattaccio del cattida. Cioè, dell'acqua. Ok. Dell'acqua, la mettiamo qua. La mettiamo qua, mettiamo qua. Mettiamo qua. Ok, 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 ok. Perché l'ho messa, voi dite? Perché servirà se nel caso cadiamo. Vedete, ovviamente non cadiamo. Anche se in realtà si ferma lì l'acqua. Porca vacca, non va bene questa cosa. E comunque ci serve anche per irrigare tutto il terreno. Quindi è stato veramente un colpo bello l'acqua. Ok, andiamo avanti con questa, con lo scavaggio delle ceste. Perché ovviamente, e non solo delle ceste, di questo blocco qua, che sarà fondamentale. Cos'è successo? Cosa dannazione è successo? Perché fa così? Oh, una cassa benevolenta c'è scritto, quindi, cioè, con una buona volontà. Grazie! E mi ha dato pure un albero! Questo è buonissimo, a parte l'urlo, che adesso ignoreremo. No, ragazzi, non posso ignorarlo, però è troppo forte. No, 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 così veramente muoio di paura. Però,
Facciamo una roba prima che arrivi pure l'altro. Aspettate un attimo, perché siccome l'erba si estende, ragazzi, io non vorrei mai fare la fine e che tutti sappiamo. Quindi facciamo così, toh, olè. E quindi adesso scaviamo questa cassa, anche perché saranno troppi cuori e questa cosa non sono abituato. È chiaro che se però mi mette la bedrock mi sembra un po' complessa come scavaggio. Cioè, non riuscire. Cioè, come non detto, non era una bedrock. Ignorate quel volto lì, non fate finta di niente. Open help menu. Ok, quindi qua praticamente mi aiuta con questo menu, va bene, grazie. Togliti però, perché dai fastidio. Togliti? Mi si toglie? Vabbè, ogni volta mi si sminchia tutto. Ok, vedete, Erbam si sta completamente continuando, ragazzi. E quindi quella cosa che potrei fare sarebbe anche mettere qua del legno. Così almeno, sicuramente qua non si estende, però si estende in altre parti, che è sicuramente meglio. Quindi, e soprattutto facciamola effettivamente estendere quest'erba, perché comunque noi sappiamo che erba va bene. Ovviamente se ci stiamo per un pochino sopra non succede niente. L'importante è che non diventi, cioè non, che non siamo tipo per mezz'ora su di lei, perché sennò si arrabbia giustamente. Anch'io mi arrabbierei probabilmente. Comunque, torce, perché siccome il coso sta diventando sempre più grande, abbiamo bisogno di luce, sennò qua spawnano i mostri e gli scheletri che poi ci buttano giù, ci uccidono e perdiamo tutto. Quindi facciamo così, ci mettiamo tutte le cose dentro, perché sennò quando cadiamo e moriamo. Un attimo, queste casse qua però, non credo siano proprio della modalità del one block, credo che più che altro siano parte delle mod horror. Quindi molto male, molto molto male. Guardate qua, c'è Stellar che mi guarda. Ragazzi, ho visto Solar! No, ti prego, che... No, 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 mi dice di urlare, non urlo, non... Non urlo. Però ho visto Solar, io non l'avevo visto prima. Dannazione qui. Oh mio Dio, pure lui c'è. Ma perché questo incubo del cacchio? Che brutto. No, 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 sentite. No, 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 col cacchio. No, 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 io muoio di infarto. Ragazzi, sto per morire di infarto. Non avete sentito niente. No, no, io non sto, sto ignorando tutto. Un altro maialino. Ciao Nino. Che chiameremo Nino, il maialino Nino. Che carini tutti e due, adesso potremmo fare un sacco di maialini più piccoli e far diventare la nostra, il nostro mondo una vera e propria civiltà. Non solo di maialini, si spera anche di altri animali, ma prima di tutto abbiamo bisogno di uccidere i mostri. No ragazzi, guardate Solar come si vede nel buio, perché io posso vedere sotto la terra e si vede lui. E intanto c'è questa musica orribile. Avrei bisogno di un'altra cassa benevola, perché così ragazzi possiamo mettere tipo le torce per terra e tutte queste bellissime cose che adesso prenderemo insieme. Porca vacca, che fastidio il fatto che non mi stia dando una cassa. Dammi la cassa, sennò poi dopo devo esplodere in mille pezzi, perché io quando non ho quello che voglio esplodo. Ah, vedi? Basta minacciare il gioco. Certo, adesso poi dopo mi minaccia lui con i mostri e quindi... Qualcuno mi ha spinto. I'm right next to you. Ma ha detto che è vicino a me. Qualcuno è vicino a me, ragazzi. Ha detto sono proprio vicino a te. Sto sentendo versi, ragazzi. Sto sentendo cosa. Forse Solar, non so. Certo che veramente. Ma come mi è venuto in mente di fare questa cosa horror, orribile, veramente brutta, che è inquietantissima. Ci aiutami. Ah, ragazzi, cacchio, non ci avevo pensato. Però effettivamente sono un po' stupidino. Quello che potrei fare adesso è una cosa molto bella, che sarebbe mettere, esatto, il blocco qua, così almeno se c'è la gravel non cade. Allora, qua è spawnato l'albero. Nino, stai attento. Dov'è il tuo amico Nino? Dov'è? No, raga, è caduto. È caduto il Nino. È caduto il maialino. Porca vacca, abbiamo perso il maialino. Dove cacchio? È proprio morto, mi sa, eh. E Nino, ma l'hai ucciso tu, ma sei un assassino per caso. Ho visto qualcosa lì o sbaglio? Non so ragazzi, facciamo finta che non ho visto niente. Nino, non cadere anche tu, se no siamo spacciati. Anzi, in realtà siamo spacciati comunque, se non spawna un altro Nino, perché abbiamo bisogno di altri Nini come te. Accidenti. Ah! Bacche, queste bacche qua potremmo piantarle bene bene bene, ma stiamo attenti perché queste tolgono vita. Quindi facciamo così. Queste qua saranno parte del nostro sostentamento, quindi continuiamo. Sì, e poi cos'altro deve succedere? Mi deve esplodere il timpano sinistro? Ragazzi, ovviamente se noi cadiamo perdiamo tutto quanto, quindi teniamo tutto qua dentro. Ogni volta, ricordiamoci, perché qua ci sono i mostri cattivi che ci vogliono uccidere, ovviamente. E infatti sentiteli come urlano. E qua Solar sta di nuovo per spawnare, quindi non so se è positivo o negativo in realtà. Allora, siccome c'è tanto legno, potremmo anche farci un'ascia in questo momento. Si scava più velocemente, in teoria. Beh, circa.
Ok, abbiamo pure una mucca. Dobbiamo espandere l'isola, ragazzi, in un qualche modo. Dobbiamo recintare questi animalacci del cacchio, perché se no veramente muoiono tutti quanti. Sapete cosa possiamo fare? Una piattaforma piccola in legno dove ce li mettiamo tutti dentro. Tanto comunque per ora non serve fare dei recinti separati, no? E quindi via. Aia, aia, aia. Ok, mettiamo questa cosa. Ok, allora. Ora facciamo... No! No, 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 no! No, regà. Cacchio, era spawnato. Vedete, ve l'avevo detto io, bisogna stare attenti sempre. Se no qua le cose ci uccidono. Bisogna sempre mettere le casse, le cose dentro le casse. Accidenti, mi ha ucciso. Cos'è che ho droppato? Non lo so. Ma era un qualcosa di nero, ho visto. Ed è spawnato quando è arrivato Solar, quando è sorto Solar. Forse perché la sua energia è negativa, non so. Però, allora, dovevamo fare un cacchio di recinto per gli animali, almeno, dai. Proviamo a farlo. Ecco, però senza distruggere tutto quanto. No, no, che cacchio sta succedendo? Metti tutto dentro. Ok. Facciamo ora queste cose qua. Così. So che non è proprio esteticamente carino, ma a noi non ce ne frega niente dell'estetica per ora. L'unica cosa importante è mettere dentro questi animali, perché come vedete sono suicidi praticamente. Cioè io non so come ti venga in mente di stare al bordo, signora pecora. Forse lei deve smettere di fumare. Mettiamo... Oh, bene. Gli animali entrano nel recinto da soli. Avete capito qual è il vostro posto? Bravi. Nino, non so, vogliamo morire? Non so, cioè... per favore, puoi entrare dentro senza che io ti debba spingere? Dai, Nino. Su, Nino, per favore, puoi entrare... Nino? Nino, non così! Non così, Nino. Sennò poi cadi. Nino, per favore, entra. Nino, grazie mille. Oh, che bello. Adesso tu sei Lilla, la mucca Lilla, e poi tu sei Pecoram, la pecora che è malvagia. Non è vero, poverina, perché... Ok, adesso ci servirebbero più torce. Continuiamo, ci servirebbe il carbone, tutto quanto, sennò poi dopo arriva la notte e diventa tutto un problema. Ora è mezzogiorno, però poi dopo, continuando, sicuramente può succedere di peggio, quindi... Oh. Vabbè, delle mele non ce ne facciamo niente. Oddio, mettiamo tutto dentro, ovviamente, perché... Ricordiamoci che poi dopo va a finire male se muoio. Quindi facciamo così. E poi soprattutto espandiamo questa base un po'. Oh, mi hanno dato due polli. Ok, allora, i polli con i seed. Ok, cacchiarola. Prendiamo questi seed qua. Ma sono caduti? Sono caduti, vabbè, non importa. Ok, eccone qua. Venite, pollettini. Entrate qua dentro. Bene, sì, sì, sì. Bravi. No, continuate però. Olè? Ok, bene, bravi pollettini. Potrei farvi riprodurre, effettivamente. Vabbè, riproducetevi. Sto sentendo rumori strani, ragazzi. Chi è quello che fa... Carote, carote, solo carote, però... Vabbè, dai, le mettiamo qua a fare le cose, buono. Pecoram, mi hai spaventato completamente. Infatti sei una Pecoram. Che cacchio fa? Sta mangiando... Ma ragazzi, ma stava mangiando la gravel? Perché questa parte potrebbe essere la parte dedicata alla farm, quindi a tutta questa parte di coltivazioni e tutto quanto. Qua potrebbe spawnarmi qualcuno e farmi molto male, quindi ragazzi io sto rischiando in questo momento. Ma che cosa voglio fare? Perché ho messo tutte queste cose nell'inventario? Perché ho bisogno di espandere questo recinto per mettere anche questa altra pecora dentro, Pecoram. Perché così ne abbiamo due e siamo tecnicamente a posto. Io sto sentendo cose che non vorrei sentire. Ah, ok, allora così, bene, ok. Continuiamo ad espandere. No, Pecoram, però... No, in realtà va bene, aspettate un attimo. Così, 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 ok. Vedete, è stato più semplice del previsto, ragazzi. Allora, così, così, e così. Ora abbiamo solamente bisogno del grano, che tecnicamente dovrebbe crescere prima o poi. E siamo a posto. Abbiamo però un problemino. Però in realtà non è vero. Toh, facciamo così, olè. Usciamo da questa parte, mo ci muoio palesemente. Non è vero. Siamo stati molto fortunati che non è spawnato nessuno. Ora mettiamo prima di tutto tutto dentro, prima che ci facciano fuori, dannazione. E continuiamo. Abbiamo solo una dannata torcia in tutta l'isola e sta diventando grandicella quest'isola, ragazzi. Dovremmo darci una mossa perché abbiamo bisogno di un altro, altri due polli. Porca vacca, ragazzi, sta diventando veramente
grande quest'isola. Ok, perfetto, ci siete tutti. E riecco Solar con il suo sorriso solare, ragazzi. Mi sto facendo un'altra cosa di questo tipo. Beh, ciao. Facciamo una roba. Dato che non sono stupido, ragazzi, facciamo così. Oh, così almeno sappiamo che non dovrebbe succedere niente. E giusto per non saperne leggere né scrivere, mettiamo qua questa cosa, perché potrebbero spawnare gentaglie brutte brutte. Così almeno se spawna lì abbiamo sicuramente, siamo protetti. Ecco, speriamo che non spawnino nei recinti degli animali che mi facciano fuori tutti quanti, se no è un problema, ragazzi, perché... Olè, perfetto, abbiamo completato pure questa fence. Adesso ci facciamo anche magari un cancellino. Così sono sicuramente tutti al protetto. Così sono sicuramente tutti al protetto. Eccoci qua. Ora sicuramente da lì non potranno scappare. Ragazzi! Mio Dio, mi ero messo in terza persona. Lo sapevo io, vedete? Ho fatto bene. Mettiamo immediatamente tutto dentro qua. Spingiamolo giù. Vai, cadi, 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 cadi. Stiamo attenti. Prendiamo l'ascia, ragazzi, perché fa molto male questa ascia. Ha 9 di danno. È lenta a caricare, ma possiamo sicuramente difenderci con quest'ascia. Vedete? È andato. Speriamo che non spawni da qualche altra parte, però. Allora, siccome anche queste cose sono spawnate, cioè dico, sono praticamente... Aia, 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 vabbè, aia, dolore. Io starei realizzando una piccola cosa. Noi con le pecore potremmo farci il letto, ce ne sono due lì. Ora, quelle che spawneranno potremmo utilizzarle appunto per prenderci il letto, anche perché non abbiamo il tosa pecore, quindi dobbiamo per forza farle fuori, purtroppo. Però, vabbè... Un'altra cassa benevola, grazie, con una mela d'oro, che boh, cioè non so cosa ce ne facciamo. Delle uova, un grass block, ok, mettiamo tutto quanto dentro. Certo, potevano darmi dei carboni, delle torce. Upgrading, adesso mi si upgradano tutte le cose perché stiamo passando ad uno stadio successivo. Bene, allora mettiamo tutto dentro comunque. Ragazzi, mi sta dando la pietra, bene. E il nostro primo piccone l'abbiamo fatto, finalmente, ragazzi. Olè, così almeno ci possiamo fare pure i picconi di pietra, tutte le cose di pietra, ragazzi. Buono. Guardate, mi sta dando solamente la pietra in sto momento. What? È un po' strano. Oh, anche il carbone, finalmente, ragazzi, abbiamo la luce. Wow, non ci posso credere. Oddio, che bello, non sono mai stato così felice dal 95. In realtà non ero nemmeno nato nel 95. Sapete cosa potremmo anche farci adesso? Pure un'altra ascia di coso, così. Eppure tutte le torce, ragazzi. Woohoo! Che bello! Adesso ci mettiamo tutta l'isola così di torce. E mettiamo anche qua sopra. E adesso anche il ferro abbiamo. Non ci posso credere, che bello! Abbiamo la gravel. Il copper pure, quindi è tutto il rame. Bello, bello. Oddio, una mushroom! Questa è preziosissima, ragazzi! Perché le mushroom sono... ci possono dare zuppa infinita, tipo. Ok, cara mushroom, adesso tu andrai qui dentro con gli altri animaletti, d'accordo? No, devi entrare dentro con gli altri animaletti. Ok, ragazzi, abbiamo la nostra mushroom. Adesso, guardate, vi faccio vedere cosa possiamo fare con la mushroom. E sono andato in extra bit, lo so, ma guarda, sono troppo felice perché facendo così, prendendo tutto sto legno qua, adesso senza che ci ammazzino tutti quanti, palesemente che ci uccideranno, posso fare la ciotola di coso qua e poi posso prendere tutta la zuppetta. La zuppetta, vedete, guardate. Oddio, sto riempiendo. Oddio, guardate. La mushroom da cibo infinito, vedete? E posso farmi la zuppetta. Che bello. Certo, riempie un intero cacchio di slot. Però comunque è molto utile la mushroom. Bene. Allora ci possiamo fare altri di questi secchietti. Così. Oddio, che bello, che bello. Yuppie, yuppie. Sono troppo contento. Mettiamo tutto dentro, effettivamente, ora che ci penso. I conigli? Vabbè, ma scusatemi, io cosa me ne faccio dei conigli? Ho una cassa con dell'ametista, questo non me l'aspettavo. Ecco, sapete cosa dobbiamo fare invece adesso? Possibilmente, ragazzi, prima che sia troppo tardi. Aumentiamo qui dietro la terra, perché sennò poi dopo ci buttano per terra. E poi dopo facciamo un coso giù, cadiamo, moriamo tutti male. Quindi, mettiamo pure le torce, ovviamente, sennò qua ci proprio fanno malissimo. E sapete cosa potrei anche fare? Così... Ok, così aumentiamo addirittura la protezione. Infatti adesso, eccoci qua, possiamo scavare proprio davanti a questo coso. E siamo anche più protetti, così almeno non ci spinge nessun animale sotto.
Non so i mostri potrebbero ucciderci male, però gli animali no. Porca vacca, ve l'ho detto io. Mio Dio, perché è spawnato un cacchio di zombie? Via. Ok, mettiamo tutto dentro, tutto dentro, tutto dentro, tutto dentro, perché siamo in pericolo, siamo in pericolo, siamo in pericolo, pericolo. Ametista di nuovo. Vabbè, poi c'è il tizio che urla, ignoratelo. Però dico, ametista di nuovo, wow, buono. Potremmo farci anche il letto fra poco e dormire. È incredibile, vero? Chi l'avrebbe mai detto che potremmo farci, che potevamo finalmente farci il letto? Sapete cosa possiamo farci? Un flint and steel. Certo, certo, certo. Così questa notte la dormiamo e non abbiamo i mostri che ci ammazzano. Siamo proprio geni. Ora possiamo farci immediatamente anche una fornace così. Quindi prendiamo qua. Ok. Mettiamo qui questa cosa. Dopodiché mettiamo il ferro. Mettiamo il carbone qua. Ottimo. Bene. Mi sembra comunque che di carbone ce ne stia dando non tantissimo. Però comunque adesso cuoceremo il ferro. E ci darà tante cose belle. Un ferro, bene. Allora possiamo fare direttamente quello che avevo detto. Abbiamo della flint qua. Facciamo il flint, cioè scusa, facciamo le cesoie, volevo dire. Mi sa che finora ho detto tipo flint and steel. No, devo fare le cesoie, mi sa. Come si facevano le cesoie, ragazzi? Ah, così? Ok, con due pezzi di ferro. Ok, ho spellacciato tutte le pecore. Ora facciamo così. Usciamo fuori da qua. Perfetto. Facciamo altre casse, per carità, se no qua diventa veramente... Anzi, ce le abbiamo già altre casse, quindi... La mettiamo una qua sopra, ok. E poi ci mettiamo tutte le cose dentro. Però dobbiamo farci il letto, perché adesso sta per arrivare la notte, quindi... Letto, 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 letto... E dove è il legno? Eccolo qua, perfetto. Il letto così, perché così almeno se arrivano dei mostri del cacchio... Non ci uccidono, anche se purtroppo mi sa che arrivano pure di giorno, quindi ci mettiamo qua il letto. Ovviamente, aspettate un attimo perché bisognerebbe espandere la zona, però... Quindi con della terra, se abbiamo la terra, sì. Ok, perfetto. Anche perché sennò purtroppo qui le cose poi si mettono male, perché se spawniamo sotto diventa un problema, chiaramente. Abbiamo messo della terra, mettiamo anche altre torce, perché sennò... ci moriamo, mi sa. E siamo abbastanza a posto, ragazzi. Adesso, quando arriverà la notte, cioè adesso c'è la notte, probabilmente possiamo dormire fra poco. E abbiamo pure messo il respawn point. Bene. Adesso continuiamo a prendere, a togliere questi blocchi fin quando non diventa notte. Porca vacca. Via. No, questo mi fa malissimo, dannazione. Dobbiamo stare attenti e dobbiamo soprattutto upgradearci. Dobbiamo fare un'armatura con tutto il ferro. Dobbiamo fare tutte le cose, ovviamente. Un'altra mushroom! Ok, allora. Le cose stanno diventando abbastanza complesse qua. Quindi, sta diventando abbastanza overwhelming. Perché bisogna mettere pure la mucca dentro, no? E quindi, perché ho paura che adesso scappino tutte le mucche. No, mucca, però non devi andare indietro, perché sennò veramente io non riesco a metterti dentro. Ed è un problema, poi, soprattutto se tu ti suicidi. Abbiamo poche di mucche, cioè ne abbiamo tipo una. Ecco, quella là sta per uscire, volete vedere che adesso esce qualcuna, perché io so come funzionano queste cose. E, oh, brava, brava, brava. Ecco, in realtà sta entrando lei. Bravissime, ragazze, bravissime. Adesso posso farle riprodurre quando avrò le cose. Tanto qua che si lamentano, bla 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 bla. Porca vacca questo coso. Oh mio Dio. Era spawnato il Cartoon Cat. Avete visto quella cosa orribile che era? Oh Cristo. Per fortuna non abbiamo perso niente di che, perché io metto sempre tutte le cose qua dentro. Mio Dio. Ok, mettiamo tutto qua. Avevamo ragione a mettere tutte le cose dentro. Accidenti. Prendiamo un'altra cassa. Mettiamola qua. Mio Dio, veramente. Ma ragazzi, ma è veramente infattibile sto gioco ad una certa. Perché, cioè, se arrivano queste cose... E poi, cioè, ha saltato la staccionata. Io pensavo che la staccionata mi avrebbe difeso quando ho visto che c'era qualcuno dall'altra parte. Invece ho visto che poi la stava scavalcando ed era 20 volte più grande di me. Guardate Solar che mi spia. Sei soddisfatto, che mi hai fatto del male. Brutto figlio. Oh, quanto lo odio. È il protagonista delle avventure più assurde. Ed è tutta colpa sua a volte se spawnano
Eccoci, i mostri. Questo però è Minecraft invece. Però se spawna una Cartoon Cat e altri è colpa di Solar, è tutta colpa sua. No, 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 no. Non ci voglio credere, ragazzi. Non ci posso credere. Ma seriamente mi hanno spawnato il creeper? Sul serio? Sul serio mi hanno spawnato il creeper? Perché potevano spawnare tutte le cose, ma il creeper proprio dovevano spawnarmi. Abbiamo capito che è tutto così pericoloso in sto mondo che veramente non ci si può fare niente. E avevamo pure un letto, no? Avevamo! È la parola d'ordine, ragazzi, perché adesso non ce l'abbiamo più. Quindi dovremmo prendere altra lana, che però non abbiamo, perché come vedete ce ne avevano date 5, quindi dobbiamo aspettare che le pecore... Però sapete cosa? Allora, sto per fare una cosa un po' pazzesca, perché le pecore per spawnare hanno bisogno di lana, cioè dico, per risolvere il problema della lana. Quindi ci facciamo così, togliamo questo blocco e ci mettiamo però la terra. Qui nei bordi non serve chissà da dove. Porca vacchettona, stavo per cadere, per Dio mio. No, basta, andate via, vi prego. No, 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 no! Per Dio, però, ragazzi! Dai, non ci voglio credere! Però qua non è possibile se mi spawnano i creeper, però, che cacchio! No, mi hanno distrutto tutto, guardate qui! Mettiamo un attimo questa cosa. Madonna mia, chissà cosa avranno perso. Mettiamo tutto qua dentro. Forse è poca roba, mi sa poca roba comunque. Però comunque ci sono rimasto un po' male. Anzi, no, vabbè, sta diventando di nuovo giorno, cioè di nuovo notte. E non ho il letto. Le pecore qua non hanno fatto niente. Un disastro, ragazzi. Un disastro. Un disastro. Anche perché poi... secondo me le casse... mi sa che ho sbagliato io. Le casse dovevamo metterle più lontane. Io non sapevo che sarebbero spawnati pure i mostri qua. Purtroppo. E quindi questo mi ha fatto... cazzarola. Come facciamo adesso? Dovremmo spostare tutte le casse in un'altra direzione. Quindi sì. È quello che faremo, ragazzi. Quindi adesso prendiamo... prima che spawnino altri mostri. E prendiamo tutto il coso qua. E facciamo proprio un'altra isola dove ci mettiamo non solo... non solo le casse, ma anche la terra. Cioè, scusa, la casa, tutto quanto. Ecco, ovviamente ricordiamoci di mettere... no, vabbè. No, vabbè, non ci voglio credere. Dobbiamo stare attenti a non colpire gli animali, però. Ok, perfetto, se n'è andato sto qua. Cribio... no, ragazzi, sta diventando veramente complicatissima sta cosa. No. No. No, ragazzi, ragazzi, che cacchio sto vedendo? No, ragazzi, però... non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è possibile. Non è possibile, non è possibile, non è possibile. No. No. No, 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 no. No, no. Togliamo qua. Togliamo qua. Togliamo qua. Ok. Ok, lo facciamo cadere. Ciao, ciao. Che bastardo. Guarda, viene da dire brutte cose. No. 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 No, ragazzi. Ragazzi. No, 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 no. Voi state capendo che cacchio sta succedendo qua? Sì, state capendo, perché qua io sto capendo purtroppo. Ora riprendiamo la terra. Avevamo la cosa di fare il coso, ok? Non so più parlare, perdonatemi. Non sono... non è il momento di parlare, sicuramente. Questo è il momento di agire, come direbbe qualcuno, quindi... però per Dio, per Dio, per il Gesualdo. Per il Gesualdo, per il Gesualdo, guardate lì. Porca di quella vacca. No! Oh mio Dio! Oh, ragazzi! No, io non riesco. Non si riesce, non è possibile. Non è possibile, ragazzi. Come fanno a spawnare tutti sti tizi? Ok, sto facendo questa piattaforma. Con le torce dovrei farle, però.
Mannaggia, non dovrei fare il parkour, lo so. Sono un po' un imbecillotto, però comunque, eccoci qua le torce. Ok, e la zona ceste e tutto quanto la facciamo sicuramente qui, ma ne facciamo altre di ceste. Quindi, così. E iniziamo a spostare le cose dall'altra parte, ragazzi. No, ragazzi, la notte sta diventando veramente maledetta. Questa cosa non l'auguro a nessuno. Che diavolo sta succedendo qui? No, 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 ma sentite che rumore, ma come si fa a fermare? Chi è? Mi hanno ammazzato. Daraku. Mi ha ammazzato Daraku, ragazzi. Allora, riportiamo tutto quanto indietro, purtroppo. Cioè, dico, nell'altra isoletta, perché così almeno siamo a posto. E abbiamo finito finalmente con le chest. Così almeno se ci spawnano i creeper dall'altra parte, abbiamo risolto il nostro problemino piccolo, piccolo, fra virgolette, piccolo di del perdere gli oggetti e dei creeper. Prendiamo invece queste casse qua e dovremmo prendere anche la fornace. E direi che come primo episodio basta. Sono abbastanza sicuro che questo video vi possa piacere e infatti confermatemelo nei commenti. Potrebbe essere il primo di una lunga serie di video su queste isole maledette completamente pieno da tutti i mostri, a partire da Solar fino a finire con i mostri più orribili che possono esistere sulla faccia della Terra. Io vi ringrazio per la visione, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mi ha ammazzato Daraku, ragazzi. Allora, riportiamo tutto quanto indietro, purtroppo. Cioè, dico, nell'altra isoletta, perché così almeno siamo a posto. E abbiamo finito finalmente con le chest. Così almeno se ci spawnano i creeper dall'altra parte, abbiamo risolto il nostro problemino piccolo, piccolo, fra virgolette, piccolo di del perdere gli oggetti e dei creeper. Prendiamo invece queste casse qua e dovremmo prendere anche la fornace. E direi che come primo episodio basta. Sono abbastanza sicuro che questo video vi possa piacere e infatti confermatemelo nei commenti. Potrebbe essere il primo di una lunga serie di video su queste isole maledette completamente pieno da tutti i mostri, a partire da Solar fino a finire con i mostri più orribili che possono esistere sulla faccia della Terra. Io vi ringrazio per la visione, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!